Terzo settore in festa in piazza Umberto Caltagirone per dar luogo alla manifestazione denominata Festival del Volontariato. Su iniziativa del Centro Servizi Volontariato Etneo, i volontari di più associazioni hanno dato vita a un forte momento di aggregazione con animazione, dimostrazioni teoriche e pratiche, come quelle messe in atto da due ispettori della Croce Rossa giunti da Gela a Caltagirone. E quindi possiamo iniziare la rianimazione cardiopolmonare, il massaggio cardiaco. Mettiamo una mano al centro del torace, l'altra mano la incrociamo sopra e facciamo 30 compressioni alternate a 2 insufflazioni. I volontari, a prescindere dal settore in cui operano, rappresentano pur sempre una risorsa per via del fatto che spendono il loro tempo a beneficio della collettività e iniziative socialmente utili, come i volontari del Centro Aiuto alla Vita. È un'associazione di volontariato che si occupa e cerca di sostenere le mamme durante la gravidanza e anche dopo la nascita del bambino, fino a un anno di età del bambino, cioè le mamme che però sono in difficoltà, che hanno delle difficoltà economiche o anche altro tipo di difficoltà. Sul fronte animalisti, uno degli stand allestiti ha visto l'opera LEMPA, Ente Nazionale Protezione Animali, che opera già a Gran Michele con ottimi risultati. Una delle esigenze dei volontari è la mancanza di spazi adeguati per offrire al meglio un servizio alla collettività. Nella nostra sede abbiamo tutta una serie di difficoltà anche legate alla richiesta di spazi a nostra disposizione, di possibili supporti da parte degli enti pubblici e anche di interagire in maniera piuttosto organizzata con tutte le altre associazioni. Quello che stiamo facendo a Caltagirone in questo momento è soprattutto una campagna di sensibilizzazione per la sterilizzazione e contro l'abbandono e quindi contro il randacismo, considerando che Caltagirone ha purtroppo il triste privato di almeno 1000 randagi soltanto come cani. Non c'è ancora un censimento efficace delle colonie feline e per quello che riguarda le sterilizzazioni siamo in una dimensione estremamente misera. L'Avis di Caltagirone intanto è in lutto per la prematura scomparsa del presidente della sezione di Caltagirone, il cavaliere Giacomo Rimmaudo, che nei giorni scorsi era in piazza Umberto per prendere parte al Festival del Volontariato. In piazza Umberto ha stazionato l'auto emoteca dell'Avis sezione di Palagonia, che ha svolto una campagna di sensibilizzazione a beneficio delle donazioni. Il tutto alla presenza del dirigente del Centro Regionale Sangue e Trasfusionale, Giacomo Scalzo. Quest'estate abbiamo avuto dei grossi problemi per quanto riguarda l'approvvigionamento di sangue agli ospedali del Garibaldi di Catania e del Policlinico. Abbiamo dovuto importare quasi 1000 sacchi di sangue dalle regioni del nord, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Però questa storia non può andare avanti. Di tutta la provincia di Catania, la zona che garantisce meno sacchi di sangue a tutto il sistema trasfusionale è proprio la zona del Calatino. Caltagirone in particolare, ma anche i paesi limitrofi, Sancona a parte, invece, che Sancona si distingue tra i migliori della Sicilia. Entreremo nelle scuole, faremo delle attività formative nelle scuole, chiediamo 5 ore di formazione, cioè tutta la mattina, tutto il giorno, dove chiederemo al 118 di venire a spiegare cos'è il soccorso ai ragazzi. Dal momento in cui parte la chiamata al 118 a quando l'ambulanza arriva, possono passare dei minuti che possono essere letali, soprattutto se il cuore si è fermato e quindi il sangue non arriva al cervello.